Benvenuti ragazzi, io sono Cruno e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, faremo l'unboxing di Samsung Galaxy S7 Edge. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Bene ragazzi, bentornati. Oggi, come ho detto dal titolo, faremo l'unboxing di questo fantastico terminale. Come possiamo vedere, questo terminale presenta Samsung Garanzia Italia, quindi lo copre per 2 anni da tutti i danni accidentali, il modello da 32 GB e abbiamo come colore Gold Platinum. Sul lato posteriore non abbiamo praticamente niente se non le specifiche principali di questo fantastico terminale. Nel lato destro non abbiamo completamente nulla, come anche per quello superiore, e sotto abbiamo tutte le specifiche del codice colore e dell'email. Ma adesso, senza andare oltre, proseguiamo con il nostro fantastico unboxing. Abbiamo dei magneti che sostengono lo scatolo superiore, così da farci fare un unboxing molto premium quest'anno. Come possiamo vedere, in primo piano abbiamo il terminale in sé, nella sua fantastica colorazione, in versione Edge, come potete vedere. Dietro abbiamo un adesivo con scritto l'email e tutto quanto che va applicato sulla scatola nel lato superiore. Ma adesso mettiamolo da parte per vedere cosa ci riserva per noi questa confezione. Sopra abbiamo il supporto che appunto manteneva il telefono nella scatola. Sotto abbiamo un contenitore che tiene tutti i manuali e le guide rapide su questo terminale, compresa di graffetta per poter aprire il vano SIM. In questo telefono va una nano SIM e anche una micro SD che può andare fino a 128 GB. Qui abbiamo dei manuali veramente ma veramente inutili, perché tanto non contengono nessun codice di nessuna cosa speciale. Qui abbiamo la graffetta per poter rimuovere il vano SIM, che è fatta in metallo e che non è neanche troppo semplice da rimuovere. Infatti sono uscito fuori telecamera perché è una cosa quasi impossibile. Poi, proseguendo, abbiamo il caricatore dal muro che ha un'uscita 5-9 volt, quindi è una Adaptive Fast Charge, e vi posso garantire che in mezz'ora di carica fa più o meno il 40%. Proseguendo abbiamo il cavetto micro USB, che ovviamente dovrebbe essere anche lui con tecnologia 3.0 per garantire una ricarica rapida, e abbiamo anche il connettore OTG fornito direttamente da Samsung. Questo qui ci permetterà di attaccare tastiere, mouse o chiavetto USB al nostro device. Qui abbiamo le cuffiette in uno scatolo apparentemente molto brutto e non assolutamente in stile Samsung, e abbiamo delle cuffiette di ottima fattura nel quale, oltre ad avere molti padiglioni auricolari per regolarli ai vari tipi di orecchio, ha veramente ma veramente un'ottima qualità. Come vedete, la scatola non c'è più niente. E quindi questo unboxing finisce qui. Bene ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Questo qui è il terminale. Se volete vedere una recensione di questo terminale, lasciate un bel po' di mi piace. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!